Bene, cominciamo allora con l'applicazione. Adesso l'olio è bello caldo, infatti mi è anche caduto. Quello che dobbiamo fare, sempre dopo la doccia, è prendere il nostro pelo e massaggiare. Mettete una quantità abbondante, anche perché con questa quantità dovete oleare completamente la zona ascellare o la zona inguinale e il pelo. Quindi prendiamo, distribuiamo. Adesso vi consiglio, lo trovate a pochissimo prezzo, un pettinino. Questo pettine cosa vi consente di fare? Vi consente di far trasportare l'olio che avete depositato sulla parte iniziale della radice del pelo o sulla ghiandola, e di distribuirlo maggiormente su tutto il pelo. Questo perché? Perché il nostro corpo è una macchina biologica, quindi ogni volta che sudiamo le ghiandole sudoripare emettono del sudore. Il sudore è importantissimo perché il cuore si affaticherebbe. È un po' come il radiatore della macchina quando il motore è caldo. Molte volte sentite un odore sgradevole, o in voi stessi o negli altri. Non vi preoccupate, purtroppo è l'alimentazione di oggi troppo acida. Se noi mangiassimo più alcalino e riuscissimo ad equilibrare l'alcalino con l'acido, probabilmente non ci sarebbero questi problemi di odore sgradevole. Ad ogni modo, l'odore acido che si va a formare grazie al sudore emesso e quindi all'acido sprigionato dalle ghiandole sudoripare, non rimane, grazie a questo olio, solamente sulla radice del pelo, ma viene trasportato, grazie a una distribuzione che noi abbiamo fatto con questo pettine, fino alla punta. E a questo punto voi potete tranquillamente anche estrarre con la punta delle dita il sudore che si è accumulato. E vi assicuro che non odorerete come quando odorate con degli spray deodoranti o con dei deodoranti normali. Ok? Quindi fatelo dopo la doccia, prima qui, poi qui, sull'inguine. È scontato e chiaro che non dovete, sia che siate uomini o donne, secondo il Tantra Yoga, ma secondo lo yoga in generale, non dovete mai tagliarvi i peli sotto le ascelle, sotto il linguine o comunque dove vi crescono, perché i peli sono la naturale protezione o termoregolazione delle ghiandole sudoripare. Le ghiandole sudoripare aiutano il sistema endocrino e quindi aumenta il flusso di linfa vitale e quindi aumenta la circolazione e lo stato del benessere. Addirittura gli yogi nel Tantra dicono che gli uomini non dovrebbero tagliarsi i capelli e la barba, chiaramente perché sotto il mento abbiamo delle altre ghiandole. Oggi esteticamente nella società moderna non si può mantenere un barbone come potete vedere in questi libri di yogi o Sadhguru. Però, se riusciamo a mantenere una capigliatura dai 5 mm ai 10 mm, già è una grande protezione per la nostra corteccia cerebrale. Bene, adesso andiamo a vedere come distribuirlo sul corpo. Per quanto riguarda l'olio, potete sempre comunque utilizzare l'olio di cocco. Oppure, come vi ho detto, potete utilizzare l'olio d'oliva, ma l'olio d'oliva è troppo forte. Utilizziamo l'olio di jojoba che trovate tranquillamente anche nelle erboristerie o, vi ripeto, lo trovate anche nei negozi orientali o asiatici se siete in città. Lo distribuiamo, io ne prendo adesso un po' per dimostrazione, ancora una volta lo distribuiamo e partiamo sempre dalla spalla fino al braccio, generando quindi
un massaggio. Così. E così. Andremo poi sul corpo, in questo modo. Cercate sempre di fare dei movimenti dall'alto verso il basso, ok? E poi continuerete anche sulle gambe. Importante anche mettere o massaggiare sulla pianta dei piedi l'olio. Ma questa è a vostra discrezione. Quello che a me adesso interessa farvi notare è che l'olio di mandorla è molto buono invece per la protezione dei capelli. Quindi questo per il corpo o anche viso, l'olio di jojoba o l'olio d'oliva. Per i capelli possiamo tranquillamente utilizzare l'olio di mandorla. Inizialmente facciamo dei piccoli movimenti circolari mantenendo i polpastrelli puntati. Una volta che facciamo questo movimento circolare, che si chiama anche frizione, andiamo per bene a creare una protezione per i capelli. Chiaramente questa protezione deve essere fatta con una buona quantità di olio. Ok? Bene, poi cosa andiamo a vedere? Ah, una cosa, per migliorare, diciamo, lo stato di profumazione dopo la doccia, potete utilizzare degli oli essenziali che trovate tranquillamente in qualsiasi erboristeria. Io per esempio ho preso un olio al sandalo, un olio essenziale al sandalo, quindi lo potete mischiare con il vostro olio. 2, 3, 5 gocce, 5 gocce massimo, e vedrete che addirittura il vostro olio vi proteggerà e vi profumerà. L'ultima cosa che vi farò vedere, anche perché non è molto bella da vedere nella pratica, quindi non lo faremo nella zona bagno, è il nettalingua. È molto importante questo. Abbiamo parlato del dopodoccia, ma quando ci alziamo, quindi la mattina, o quando andiamo a dormire, a coricarci la notte, dobbiamo assolutamente pulire la nostra lingua prima di bere la mattina o prima di andare a mangiare. Questo perché? Perché sulla nostra lingua si depositano le cosiddette tossine. Le tossine sono degli elementi di scarto che il nostro organismo, la nostra macchina biologica super intelligente, ha portato in superficie. Quindi lo scarto si esplica con sudore, ma anche con una patina bianca sulla lingua. Molto semplicemente, quando vi guardate allo specchio la mattina, per esempio, aprite la bocca e mostrate la lingua. Se la vostra lingua è molto bianca, a questo punto un nettalingua che lo trovate tranquillamente, o pulisci lingua che lo trovate tranquillamente nelle erboristerie, costa neanche 1 euro, 2 euro, vi aiuterà a togliere questa impurità. Praticamente quello che dovete fare è aprirlo e fare pressione sulla vostra lingua, muovendo dall'alto verso il basso, a destra, a sinistra e a destra. Dopodiché lo lavate. Sciacquate la bocca, vi lavate i denti se volete e incominciate a fare la doccia. Quindi mi raccomando, lingua, vi lavate i denti e cominciate a fare la doccia. Nella prossima parte invece andremo a vedere come fare la doccia in maniera veloce, intelligente e senza creare scompensi al vostro organismo e come utilizzare il Gialaneti, ossia questa magica ampolla che non vi farà mai, mai uscire alcuna forma di rinite. Con la mente e con il cuore, Namaskar. Alla prossima parte.